Siamo stanchi, non è facile, anche le persone arrivano già loro diverse perché magari hanno vissuto altre cose e sono pronti anche loro, però insomma è dura. Siamo stanchi perché comunque fare servizi sempre in modo stressante, stando sempre sul chi va là, indossare sempre di più in confronto a come operavamo prima è molto stressante, mi fa far sì per andare avanti che comunque voglio dare il mio contributo, voglio cercare di fare qualcosa per aiutare gli altri. Invece mi sento un po' più, insomma, un po' più stanco, è un po' più pesante perché comunque anche noi pensavamo di esserne più o meno usciti, sapevamo che saremmo dovuti tornare a fare quello che facevamo a marzo, però non pensavamo così tanto. Ci siamo trovati a fare dei servizi continui uno dietro l'altro, completamente vestiti per andare a prendere più persone, finito un servizio ne andavi a prendere sempre un altro. Quello è stato abbastanza pesante, eri sempre sotto stress, sempre vestito, cercare di tranquillizzare anche le persone che comunque erano molto agitate perché era tutta una cosa nuova che era appena accaduta, insomma. Quello è stato il momento più duro, una giornata che ne abbiamo portati via 7, uno dietro l'altro senza avere uno stacco. Mi ricordo una giornata in particolare in cui ne abbiamo trasportati 3 o 4, adesso non mi ricordo precisamente, ed è comunque molto demoralizzante perché passi da dei giorni in cui non trasporti nessuno, che dici gli ospedali li vedi un po' più vuoti e dici dai magari sta un po' migliorando, e poi arriva il giorno in cui ne trasporti 3 ed è veramente demoralizzante. Di giornate difficili ne abbiamo avute tante. Quando si arriva in casa delle persone siamo dentro tutti dei tutoni, degli scafandri. Quando davanti a te magari trovi degli amici, loro non ti riconoscono perché sei dentro al tutone. Però devi sostenere non solo il paziente, ma tu sai che quello è un amico, stai portando via un qualcuno che comunque conosci e non è facile. Svestizione. In questo modo ci stiamo sincerando che i guanti siano puliti prima che lo si tocchi. Rispetto alla prima ondata, quello che è cambiato fondamentalmente è, vabbè, al di là nella comunicazione un po' in generale, che prima era proprio mirata a tenere la gente in casa, cercare di tenere tutti uniti, della stessa opinione, mentre adesso in realtà tanta gente cerca un po' di uscire dal coro, di dire insomma qualcosa in realtà molto più contro questa situazione. Inoltre, ovviamente la gente è molto più disperata perché era passata in una fase iniziale in cui era tutta una cosa nuova, in cui è stata in casa, ha accettato questa cosa, si è trovata libera di uscire, di ritornare a fare quello che faceva, di riaprire il negozio, eccetera, eccetera. E adesso si ritrova un'altra volta a dover chiudere, a dover stare in casa. Sono cambiate la tipologia di organizzazione all'interno della nostra associazione. Nella prima ondata, e come molte realtà simili alla nostra, abbiamo avuto la difficoltà di non reperire i DP, i dispositivi di protezione individuali come le mascherine e le tute. E nella prima ondata c'è stata subito all'inizio una mole di lavoro, e come trasportati del Covid si conosceva poco, continuavano ad arrivare da varie istituzioni linee guida, quindi bisognava sempre aggiornarsi sulle nuove linee guida e cambiare modo di lavorare. Adesso hai più consapevolezza, ecco, questa è sostanzialmente la cosa diversa dalla prima ondata, ecco, sai un po' più, sei un po' più strutturato a combattere questo nemico. Nella seconda ondata la criticità grande è stata la diffusione. Effettivamente nella seconda ondata il Covid girava di più perché non essendoci il lockdown girava di più che nella prima, e la difficoltà più grande che abbiamo avuto in associazione è stata a fine ottobre, che abbiamo avuto 2 casi di volontari che avevano preso il Covid ma esternamente,
e questo ha fatto sì che dovessimo un po' ricostruire quelli che erano i contatti, mettere in quarantena volontari che erano stati vicino a questi volontari positivi. C'era molta tensione. E avendo fatto anche la prima ondata, utilizzando sempre tutte le precauzioni, adesso siamo forse un pelo più tranquilli, ma non abbassando mai la guardia, perché adesso sappiamo un po' come comportarsi. Avrò fatto tutto bene, mi sarò vestita adeguatamente, sarò protetta nella maniera giusta. Questo fondo di incoscienza per andare dentro nei reparti Covid, così insomma. Poi magari tornavi a casa, oddio, mi sono preso qualche cosa. La seconda ondata forse la prendo con più disinvoltura e sento meno la pressione di questa calamità che incombe. Si sperava non arrivasse, tra virgolette, questa seconda ondata, però eravamo già pronti, ecco, questa è la cosa importante. Per molti aspetti siamo molto più sicuri e tutelati noi che altre persone, perché comunque noi abbiamo tutti i dispositivi di protezione e siamo ogni tanto controllati con tamponi o sierologici e teniamo le mascherine, sappiamo tutti i protocolli per cercare di stare attenti. In generale è quasi più sicuro che andare a fare la spesa per certi aspetti, secondo me. La cuffia che posso togliere subito. Esatto, cuffia. Mascherina chirurgica in avanti, esattamente, poi FFP da cambiare, FFP2 che andrebbe sanificata, in questo caso la cambiamo, e poi ultimo passaggio, occhiali che andremo a sanificare in seguito e quindi lo mettiamo da parte. E i volontari sono ammalati proprio, confermati, e siamo sotto la decina. Tutti, diciamo, praticamente quasi asintomatici o con sintomi lievi. Abbiamo avuto solamente un volontario che ha avuto, diciamo, dei sintomi un po' più marcati, ma alla fine non abbiamo avuto delle difficoltà, nel senso nessun volontario ha riportato in seguito danni dovuti dal Covid, ecco. Ormai le nostre procedure di vestizione di sicurezza sono talmente alte che è quasi impossibile prenderlo. Quei volontari che hanno incontrato il Covid l'hanno portato da fuori, non sa dove l'hanno preso, quindi abbiamo anche un po' sfatato questa cosa qua che i volontari portano il Covid perché lo prendono in ambulanza. Beh sì, direi che era una caratteristica umana quella di fare un po' tutte di fare abitudini, altrimenti saremmo tutti paranoici, ecco. Diventa, non dico di routine, ma insomma acquisisci come un fatto, alla fine te ne fai una ragione di tutto quello che succede, ecco. Fondamentalmente adesso mi ha fatto l'abitudine, cioè io sinceramente non mi ricordo quasi com'è fare servizio senza il Covid, senza doversi vestire, senza avere la mascherina, soprattutto la mascherina, perché comunque cioè, era bello fare turno, anche solo sorridere ai pazienti, che comunque si tranquillizzano tantissimo quando tu arrivi, uno sta male, anche se gli fai un sorriso già si tranquillizzano. Cercare di rassicurarle è la cosa migliore che puoi fare, oltre, diciamo così, il soccorso di per sé. Nella prima ondata erano molto più agitate perché era tutta una cosa nuova, c'era anche molte persone ipocondriache, mettiamola così, che pensavano assolutamente di aver contratto il virus, quindi erano molto agitate. Adesso sono meno agitate perché hanno visto che comunque anche la gestione nei pronti soccorsi, comunque la sanità, almeno sul territorio di Bologna, riesce a gestire molto, molto bene queste persone, quindi si sentono anche un pelo più tranquille. Ovviamente adesso tanta gente, giustamente anche, si prende paura molto rapidamente, magari ha la febbre, telefona, ha qualche sintomo e telefona, perché comunque si sentono spaesati, giustamente. E già prima dovevano tranquillizzare tanto su certi aspetti, adesso ancora di più. Non siamo medici, non siamo infermieri, tutto quanto, però comunque anche solo rassicurarli già li tranquillizza tanto e già li fa stare comunque in parte meglio, ecco. Vado in ospedale o non vado in ospedale? Se vado in ospedale magari non ho il Covid ma me lo prendo, quindi cioè, c'è un impatto psicologico notevole, insomma. Noi andiamo in casa da persone che a seconda di quello che ci dice la centrale, se ci dice ad esempio che hanno già la febbre, noi dobbiamo porci
indeterminati e adeguatamente vestiti in un certo modo. Quindi posso immaginare l'impatto emotivo di queste persone che si vedono venire in casa questi mostri, fra virgolette, tutti bardati. Non puoi far altro appunto che trasportarli, gli puoi dare un sostegno morale in quel momento, però cioè, dopo il sostegno morale porti via con la speranza che abbiano un buon futuro, ecco. C'era necessità di trasportare gente da un ospedale a quell'altro in quanto i parenti non potevano essere presenti negli ospedali, per cui c'è stata necessità appunto di tutti questi trasferimenti, ricoveri, dimissioni, gente dializzati da portare a casa e viceversa, da casa in ospedale. Abbiamo trovato volontari che andavano a consegnare ai malati di Covid a casa i pasti, e anche quello lì è stato un servizio molto gradito, perché non il comune di Bologna non trova nessuno che faccia questo servizio. Avete delle scene anche commoventi, insomma, gente poi che ti ringrazia anche per durante i tragitti, magari eri fermo a un semaforo, ti fermavano, ci hanno offerto qualche cosa da bere, da mangiare, insomma, cioè, c'è stato veramente un coinvolgimento nei confronti della società che era riconoscente per quello che facevamo, ecco. Quando uno è dentro alla situazione può viverla e non viverla. Io quando vengo qua penso ad aiutare le persone, a far del bene, a sostenerle. Quello che c'è un po' all'esterno cerco di lasciarlo un po' fuori, perché sennò diventa veramente pesante la situazione, perché già moralmente non è così semplice. La difficoltà maggiore è stata proprio all'inizio. All'inizio, e mi ricordo benissimo il primo intervento che ho fatto, Covid, ecco, che insomma è stato un impatto emotivo abbastanza forte. Gel. Mi sono pochissimo. La faccia di chi ha appena finito un Covid. Guarda qua. Oi. Chi non crede in questa situazione ormai cioè, è strano non credere. Forse dovrebbero venire qua e vivere una giornata con noi, vedere la faccia dei pazienti che portiamo via, vedere la loro paura. Oltre a star male hanno proprio paura, perciò queste persone dovrebbero venire qua. Ah, beh, basta che venga con noi una giornata, veda quello che succede, entra negli ospedali, poi direi che è evidente, insomma, non capisco come possa esserci questa forma mentale, però rispetto a tutti non concepisco la violenza nei confronti di chi non ha le loro stesse idee, ecco, questo è aberrante. Il Covid c'è, si vede, soprattutto per noi che siamo, chiamiamoli così, dell'ambiente, si vede, c'è, quindi bisogna prestare molta attenzione perché questo virus colpisce tutti. Ah, io che non credo al Covid, quello che voglio dire è principalmente di informarsi, ecco, di informarsi nel modo più sano che possano, con tutti gli strumenti che hanno e da fonti che siano attendibili.